benvenuti nel secondo episodio della Wacca Christmas. Nell'ultimo abbiamo trovato un po' di diamanti e ora è arrivato il momento di fare un po' il piccone. Siamo sempre con il buon Jimbo, Razor e Mine Hendrix. Ciao! Bentornati ragazzi. E quindi niente, ricominciamo. Ci eravamo lasciati qui, avevamo trovato 7 diamanti. Con il ritrovamento dei diamanti. Con il ritrovamento dei diamanti. E posso fargli un altro platone. Buono. Io purtroppo ho perso un sacco di cuori ultimamente perché non lo so... Ho fatto, qualche... Mi sa che sei cascato prima dalla grotta. Sì, ma sai perché c'è stato il trappolozzo? Allora, signori, dobbiamo far così, facciamo questo. Piazziamo... Venite tutti qui giù. Hendrix, dov'è finito, tra l'altro? Allora. Non lo sento più, Hendrix, aiuto. Subito un bel piccone. Così prendiamo... Allora, facciamo qua, così, ok. Così ci facciamo... Non vedo già più le questo. Robe. Io ho 4 diamanti, io direi di iniziare a bardarci piano piano. Allora, c'hai il piccone, giusto? Ho il piccone di diamante, sì. Perfetto, allora ci prepariamo magari l'enchanting table e se troviamo altri diamanti iniziamo a fare pezzi d'armatura. Perché... Ma troviamoli infatti, eh? È quello che vi sto dicendo. Sì, è proprio quello il punto, è il punto di trovarli. Non però ti comunque io non conviene fare la spada di diamante perché alla fine il guadagno è... minimo, perché okay. È l'equivalente di una spada di ferro con sharpness 1. Okay. Mentre invece, se non erro, l'armatura di diamante corrisponde a un'armatura di ferro con protezione 3, se non ricordo male. Perciò, da quel punto di vista, ci conviene fare l'armatura. Ok, quindi facciamo più armature possibili. Ma secondo me, qui da qualche parte, ci sta uno spawner. Perché io mi sento diamanti, sì, sono il king dei diamanti, dai, dite, altri 3 diamanti, siamo di nuovo a 7, quindi mi sono ripagato ampiamente il piccone fatto, e quindi direi di continuare. Innanzitutto, vabbè, cerchiamo di non andare troppo lontano, che così ci ritroviamo. Aspettate un secondo solo, raga. Volete provare al massimo a branch minare un po'? Ok, siamo un attimo attenti a non picchiarci, perché c'è il fuoco amico. Credo. No, ma dai da mangiare a me, ho fame. Scusa. Cioè... Ah, vi porto anche 4 bistecche. Vai mangiare il lupo e non me. Ma qui che... Cioè, sto guardando fame. Il lupo ha più vita c'è la sua mascotte. Anche questo è vero. Ma io ho più diamanti del lupo. No, sto scherzando. Sto flexato dove siete? Il lupo. Il lupo flexato malamente. Non riesco a capire dove siete. Aspettate che mi prendo un po' di cibo così. Ok, voglio ricordare ovviamente a chi ci sta guardando, signori, che questa è probabilmente la UHC più grande di sempre, perché siamo esatto, in 23. Perché siamo ancora in 24. È uscito qualcuno? Allora, c'è Dan che ha perso. Dan e Mino hanno perso 4 cuori. Okay. Sì, Dan, dai che stavolta è la vendetta. Fitz si sta curando. Ragazzi, non mi vedo. Però ti sento. Sì, allora facciamo ci facciamo già le spade, in modo tale da essere già un bel pezzo avanti in questo modo. Io ho 7 diamanti pure. Andrei quasi sulle armature in realtà, perché protezione ne serve sempre. Okay. Io comunque sempre in giro con un'ascia di pietra per risparmiare sul ferro. No, vabbè, l'ascia non mi interessa veramente il giusto da fare. È la spada che mi interessa perché in questo momento... Sei più bravo con la spada. No, non sono più bravo con la spada, però è più rapida la spada. Quello sì. Cioè, per me è più comoda. No, giusto per risparmiare il materiale. Aspetta che ti sento. La uso per fare la Ecco. Venga. Non volevo troppare la spada però. Vabbè, se ne hai troppo. Allora, aspetta. Cibo. Ok, grazie. Dove sta? Ah, è carne marcia. No. Sì, volendo c'ho il grano, Ho un botto di grano, cioè possiamo fare panini forse. Famoso in panino. Cioè la mortadella. Aspetta. La mortadella di cane. Il panino con la mortadella. Oh, il panino con la mortazza. Aspetta, che mi divido le ossa. No, tienile tu, tanto non servono. E teniamo. Vabbè, io ce l'ho il lupo. Sì, dico. Me ne posso fare un altro al massimo. Teniamoci gli inventari quanti più voti possibile, perché se abbiamo poi tutti la bomb mill, non ce ne usciamo più. Ah no, io dicevo per i lupi. Cioè, la bomb mill, ma stiamo adesso a farle fare. Vabbè, ce la possiamo tenere se dobbiamo... Allora, aspetta, oggi ho le ceste da qualche parte. Ce n'è una lì che ci sono le... Allora, raga, qua dobbiamo trovare... Dove sono le fornaci? Vedete com'è? I diamanti sì. Dove sono le fornaci? Ma non riesco a capire, ho paura di scavarmi sopra per trovarmeli. Sopra è meglio di no. Perlomeno stai in un blocco di distanza. Allora, intanto vediamo l'entità. E infatti. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi sa che sono dritti qui. Davanti a noi. No, sono sopra, guarda sopra. 3, 4. Qua c'è del carbone interessante. Sì, sono qui. Io mi terrei sul 12 in realtà. Sì, sono proprio sopra qua, Razor.
Porca trota! Che è successo? La lava. Sì, no, no. Mi sono spaventato tantissimo. Non ancora, però c'è del ferro lì, cioè vai al massimo. Mi sono fatto due testi. Reso. Sì, devo stare un po' più attento, lo so. Uno scudo in più avete. Allora, occhio qua. Ce l'ha reso quello tuo. L'ha reso quello tuo. Sì, vieni qua. Vieni qua, Hendrix. Sono qua. Sei sempre lì nella grotta. Allora, ok, arrivo. Mi sento, ragazzi. Mangiare un po' di carne marcia e il cibo. Un po' di panini. Il cibo sarà un piccolo problemino. Forse. Ah, certo, se vuoi c'è un po' di grano. No, vabbè, teniamocelo per le emergenze in caso. Sapete perché dovete prendere gli smeraldi? Perché se ci dovessero essere dei villager, forse riusciamo a fare qualche trade. Ci sono, o meglio, no. Mi sembra che non hanno il trade. Dei trade vanilla. Comunque, a livello di armor, come siete messi? Pantaloni e stivali di pelle. Trovati, regà. Trovati, regà. No, magari. Ti ho pensato, mi stavo illudendo. No, perché in teoria... Craftatemi una slab, veloci. Arrivo. Cos'hai trovato? Uno spawner? Io lo spero. Ah, aspetta. Schifoso. Ci prova nemmanco. Vai, allora, intanto giù, torniamo giù. Per te. Sì. C'è un pezzo chi di ferro. Chi ha loro per me? Io ho due. Questo. Ah, aspetta che mi stavo facendo... Aspetta che te lo do, mi faccio la pettorina un attimo. Vai, perfetto. Se... Ragazzi, se vi avanza un pezzo di ferro, mi posso fare un piccone decente. Ce l'ho. Ok, grazie. Lasciamo qua tutto ciò che ci serve. Raga, state attenti che quando saliamo su c'è un creeper là che ci aspetta. Ok. Ok. Portatevi loro... Chi ha loro ancora? No, io. Te lo lascio, facciamo la chest qua sopra. Okay. Torce, dobbiamo prendere l'arco. Il grano lo prenderei. Ok. Un'altra nella dove fa, la lascerei stare. Che ne dite, posso mangiarla una? No, ne abbiamo due adesso. Libri, legno, lo prendiamo. Ok. Aspetta, il legno lo scomponiamo tutto. Dai, cazzo, c'ho tre stack di legno, dai. Così ho recuperato un po'. E signori, io direi che siamo messi discretamente, sapete? Sì, discretamente. Mm-hmm. Direi. Allora, aspetta, la carne marcia per il lupo. Alla fine la redstone a cosa ci serve? A niente, serve per fare extra. Gliela tiriamo a pizza a posto di pomodori. Però aspetta, io... fammi cuocere la carne. Aspetta. No, chi è quel pazzo che ha buttato la leather? Pazzo scatenato. Perché? Oh, è vero, per i libri. Ah, pure ce n'è dell'altro. Oh, regà, qua dobbiamo trovare un altro po' di diamanti, eh. Chi... Ma ce li vuoi? Ha il ferro e la pelle? Chi... La pelle ce l'ho io, quella che avete buttato voi. Aspetta. Io quasi mi farei il resto dell'armatura. Pepite portiamocene nel dubbio, ok? Non ci stanno tantissime pepite, mi sembra. Sono tre, però... Sì, porta, anche perché se adesso... Pepite. Se adesso okay. Usciamo e becchiamo poi qualcosa di bello... Poi il carbone lo trasformerei tutto in torce, direi. Posso... Raccolgo? Sì, vai. Sento un... Ecco. C'è uno zombie? Dov'è? Sì, se riuscite a farlo detonare tornerebbe comoda come cosa. Oh, dov'è? Grazie Jimbo, mamma mia, oh, quanto sei skillato nel PvP. Ah, io me lo faccio solo per te. Lo so che sei la mia guardia del corpo. Allora. Signori, però c'è anche l'altra parte che volevo andare a vedere che non abbiamo visto. Cioè? Quella dove ci ha attaccato il creeper all'inizio. Ah, là sopra. Che ne dite? Proviamo, aspetta che Razor l'abbiamo lasciato dietro, mi sa. Infatti... So solo che voi dovete tirare avanti prima di me, perché sono nudo. Non c'è niente. Che ci vedi? Ho solo un caschetto che ho trovato all'inizio. Io ho un pezzo di ferro. Mi pare che sia... Da dove si esce? Una mano. Vediamo, il ferro non ce l'ho più, l'ho finito. Però comunque ne troveremo altro. No, dov'era? Di qua, no, era dall'altro lato che siamo arrivati. Dall'altro lato la lava. No, è dall'altro lato che siamo arrivati. Sì, che tra l'altro a proposito di lava... Da giù che si esce. Dobbiamo raffreddarla per fare l'ossidiana. È vero. La vuoi raffreddare? Ricordiamoci. Facciamo un attimo. Poi che c'aveva il piccone di diamante? Io. Ok. Però facciamo un attimo questo procedimento. Dovrei avere... No, non c'ho manco il secchio. Ce l'abbiamo. Ce l'ho io. Ah, se no la stavamo prendendo nel secchio. Scusa. Lo prendavamo nel secchio e anche la intersecchio. Oh, ma che bello cagnolino, ma fatti vedere. No, mi sembra di aver visto un po' in giro, credo. Comunque, ma signori, credo sta. Stia per finire anche il secondo episodio. Ci sta dell'oro, sbaglio? Sì, non 34. E quindi, signori, c'è dell'oro qua sopra. Grazie mille, ci vediamo nel prossimo episodio. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao.